Non ci credo. L'hanno speronata. Arriva la nave madre Ixion imminente. Sul serio? È impossibile! Chi c'era a bordo? Kojiro, ripiega e protegge a me, Nomurakumo. Cosa? Non puoi dire sul serio! E se il nemico si lancia in avanti? Vuoi mancare la tua vittoria per colpa di quei vermi? Tah, ricevuto. Yoshizune si sta ritirando. Yamato, hai sentito? Sì. Dopo lo schianto della Rosa Bianca, tutti i nemici hanno iniziato a tornare da me a Murakumo. Stanno cercando di rafforzare le loro difese. Ritornate immediatamente, dobbiamo rivedere la nostra strategia. Non possiamo lanciarci subito tutti alla carica? Finiremo probabilmente circondati. Non piace neanche a me, ma dobbiamo ritirarci per ora. Ok, Musashi X, rientro a Ixion. Ciao a tutti amici, bentrovati e benvenuti in questo nuovo... Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Megato Musashi Wired. Nello scorso video, lotte su lotte e il cannone di estinzione dimensionale della Meno Murakumo era pronto a fare fuoco, ma il sacrificio di Crusade Laia, la regina, l'ex, ormai ex regina di Xeidol, è servito a rallentare il suo azionamento. Ora non resta solo che distruggere la Meno Murakumo. E però il nemico vero, El Zaid, è in agguato. Però intanto, continuiamo, vediamo dove ci porta questo episodio. La potenza del cannone di estinzione dimensionale è scesa. Che cosa? Abbiamo subito danni ingenti a dritta, lo scafo è stato penetrato. Maledetti, hanno mandato all'aria i miei piani. Dispiegate un campo protettivo per tenere lontano il nemico mentre rimettiamo in sesto il cannone. Sì, signore. Noi intanto qui tiriamo un sospiro di sollievo perché almeno il cannone non spara per il momento. Ci vorrà un po' di tempo però. Qual è la situazione? È solo questione di tempo prima che venga aggiustato. Siamo in una situazione di stallo, stanno dirottando tutte le forze sulle difese. I Draktor hanno circondato in forze anche a Meno Murakumo e sembrano in attesa. Ma il buco provocato da quella collisione potrebbe essere la nostra chiave verso la vittoria. Ma poi, chi sarebbe tanto folle da speronare in quel modo una nave madre? Quell'esplosione non è stata causata solo dalla collisione. Che cosa vuoi dire? Non ne ho idea. Voglio dire che avrà reso il cannone temporaneamente inutilizzabile. Dixenberg vorrà disperatamente ripararlo. La regina ha distrutto la terra e ora ci ha spianato la strada. Non dobbiamo sprecare il suo sacrificio. Se riuscissimo a infiltrarci attraverso il buco... Non sarà un compito facile. Quindi vuol dire che è possibile farlo? E qual è il problema? Hanno eretto una barriera per impedire a chiunque di infiltrarsi in Meno Murakumo. Il nemico non è stupido ed è solo una questione di tempo prima che ripari nel cannone. A quanto pare dobbiamo agire subito. Hai un piano o qualcosa del genere? Se possono attivare una barriera, deve esserci anche un modo per disattivarla. Esattamente, noi tecnici dovremmo metterci tutti insieme e cercare una soluzione al problema. Sì! Lascio a voi questo compito. La prossima battaglia sarà decisiva per il futuro dell'umanità. Non posso permettermi di perdere adesso. Finalmente vedrò realizzarsi il futuro che voglio. Distruggere la Terra con un'arma tanto incomprensibile è da folli. Li fermerò con le mie stesse mani. Lo scontro finale. Avrai quello che ti spetta, Dixenberg. Imparerai che la Terra non ti appartiene, anche se dovrai inculcartela a suon di botte. Dixenberg mi fa pensare inequivocabilmente a Dinkleberg, tenuta la pilota Cross e non X, come ho detto la scorsa volta. È tutto pronto? Siete stati bravi a finire in tempo, specie con un preavviso così breve. Di sicuro non ha aiutato, ma ci siamo riusciti.
Quindi quel dispositivo di rimozione della barriera è pronto? Sì, è tutto pronto. Il dispositivo interferisce con il campo energetico fondamentalmente annullando la funzione della barriera. Ma Musashi Cross è l'unico ad averlo equipaggiato, visto che abbiamo dovuto lavorare terribilmente di fretta. Accidenti, quanta pressione. Smettere di essere così fifone, ce la possiamo fare, fidati di me. Hai ragione. Squadra, dovrete infiltrarvi nella Menno Murakumo dopo che avrete rimosso la barriera attraverso il varco creato dalla Rosa Bianca. Una volta entrati, procedete dritto e poco dopo raggiungerete il motore centrale di propulsione. Se distruggiamo anche un solo nucleo, renderemo il cannone a estinzione dimensionale inutilizzabile. Il che vuol dire che il problema è Yoshizune, allora. Verremo presi di mira non appena saremo a portata di tiro. Io farò da esca e guadagnerò un po' di tempo. Sarà la vostra occasione per entrare. Ricevuto. Grazie, Reiji. Questa è la nostra battaglia finale. Il destino della Terra è nelle vostre mani. Ah, cioè, ci stai caricando sulle spalle il peso del mondo intero? Falla finita, Yamato. Sappiamo tutti che non vedi l'ora. Già, vincere è l'unica cosa che conta per quella tua zucca vuota. Beh, non avete tutti i torti. Una vittoria è una vittoria. Non importa chi devo prendere a calci. Ryugo, Teru, diamoci dentro. Oh sì. Su questo siamo tutti d'accordo. Ma con Yoshizune possiamo fare come l'ultimo episodio. Schivo e attacco, schivo e attacco, no? Siete qui. Già. O meglio, sono qui. Proprio come mi aspettavo. Chiamate gli altri, non hanno tempo per giocare con te. Ma io sì. Ah! E allora diamoci da fare. Anche noi, come voi, vogliamo rendere inutilizzabile il cannone di estinzione dimensionale. Quindi propongo di unire le forze. Anche se avrei voglia di mandarvi al diavolo, ora non è il momento. Quindi faremo come dite. Copriteci le spalle. Ricevuto. Prova a metterci troppo tempo e ti sparo. Vedi di ricordartelo. Accidenti, un'alleanza con i Tractor? Ora come ora dobbiamo fermare la Menno Murakumo, costi quel che costi. È ora di tuffarci nel ventre della bestia! Ready? Go! Ho-ho-hoi! Ah, ha preso male. Accidenti. Eccolo qua, sempre lo stesso attacco, fa sì. Bene, bene, bene. Vai ragazzo. Aia però. Eccolo, e poi tacchete. Ah, però devo stare attento. Ah, ora fa un altro attacco pure. Eccolo, e poi zacchete e via! Ma non gli faccio niente, devo caricare l'attacco, ho capito. Aspetta che carico il Kabuki e vedi che ti faccio. L'ho equipaggiato, raga, sì.
Ah, ok, l'ho preso. E non gli ha fatto comunque niente. Mi dispiace, gente, non sono riuscito a fermare Yoshizune. Non importa, Reiji, stai bene? Io sì, ma credo che il mio Rogue sia andato. Non esiste, dopo tutto quello che hai fatto per noi! Quindi alla fine ce l'abbiamo alle costole, dopo tutto. Ed eccolo qua, Yoshizune, ovviamente a vita... Eccola lì. E Yoshizune! Accidenti, ma come ha fatto a raggiungerci? Il nostro obiettivo è distruggere il motore centrale. Respingiamo il nemico mentre avanziamo. Non ve lo permetterò. E no, dai, fammelo sparare. Yamato Shidachi, sei più forte di così. Smettila di trattenerti. È perché non abbiamo un motivo di combattere. Ficcatelo in quella tua testacciatura, amico. Mi sa che hai bisogno di riscaldarti ancora un po' prima di prendermi sul serio. Ti aspetterò, Yamato Ichidaiji. Sei l'unico in grado di placare i miei impulsi. Kojiro, aspetta! Si è ritirato? Oppure magari vuoi tenderci un agguato più avanti? Vabbè, dirigiamoci al prossimo obiettivo, dai. Ma allora, scusami, a che è servito il teatrino di prima? Boh, vabbè, ragazzi, io non lo so. Cioè, mi ha fatto solo sprecare gli attacchi, allora. Carico Dragone Yoshizune. Dispiegamento dello scarico dragone tramite la distruzione dell'espansore di massa completato. Che sta succedendo? Ehi, è uno scherzo, vero? Per caso il suo Rogue è appena diventato enorme? Sta usando la tecnologia di espansione di massa. Yamato usa la funzione Kabuki del Musashi Cross. Il Blaster Zion a croce, giusto? Resisti, Kojiro, stiamo venendo a salvarti. Ok, installata la nuova mossa speciale Blaster Zion a croce nell'unità Rogue di Yamato. Ok, è una funzione Kabuki, insomma. È pronto a sparare, sì, dai! Quanto ci ha messo però ad attivarla?
Facciamo sti giochetti ora? Dai. Vieni qui, dai. Mamma mia. Dai ragazzo, dai. Ehi, 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 ehi. Mamma mia, che cavolo. Dai, un altro e terzo, dai. No? Niente, ok, devo io. Ed è te pareva. Finito? Ok, bene. Ah, ok, ho capito. Niente, non ce la faccio a beccarlo, eh. Ma perché se le spara vicino? Che cos'è? Non si capisce niente! Eh beh, era ora, era ora. Dai. Andato. È assurdo, non possono avere più potenza di me. Ma non riesco a mantenere lo scarico. Maledizione, Kojiro, riprenditi. Questo non sei tu e lo sai. Non sono io. Cosa vuoi dire? Mi hai detto che volevi essere un uomo forte e gentile come tuo fratello, ricordi? Chiudiamola qui, Kojiro. Kojiro, pronto o no, arriviamo! Yamato, la paratia della sala del nucleo è ostruita! Prendi questa deviazione! Non c'è tempo, ora sponderò quella funzione Kabuki di Musashi Cross! Il Blaster Zion a croce! Sì, dovrebbe riuscire a perforare la paratia! Siamo sicuri di quello che stiamo facendo? È rischioso, ma non c'è più tempo. Diamoci dentro, Yamato, Ryugo! Avanti così! Attivare Blaster Zion a croce! Fabbricazione del modello Blaster Zion a croce completata! Vitata chionica, 100% carica! Se qualcosa va storto, non date la colpa a me! Fuoco con il Blaster Zion a croce! Wow, ce l'abbiamo fatta! Siamo riusciti a raggiungere la sala del nucleo! Kojiro! Yamato, cosa stai facendo? Un'unità rogue nemica è entrata nella sala del nucleo! Lo Shizune la sta inseguendo! Davvero? Dovrebbe bastare, ma mobilitate comunque le forze Saiben. Dobbiamo sterminarli. Riprenditi, Kojiro! Yamato, io... Sei sotto il controllo della tua personalità aggressiva. A casa ci sono persone che possono curarti, quindi cerca di resistere. Completerò questa missione in un batter d'occhio. La missione... Distruggeremo il nucleo del motore e fermeremo quel cannone spaventoso.
Yamato, sbrigati, il nemico si dirige verso di noi! Il nucleo è più forte di quanto avevamo previsto. Devi usare il motore di Yoshizune come una bomba, non c'è altro modo per distruggerlo. Ok, spiegami come. Qualcuno deve entrare nella cabina di pilotaggio di Yoshizune per sovraccaricare il motore di energia e poi tornare a Musashi Cross. Dopo 2 minuti il Rogue si trasformerà in una potente bomba fotonica, quindi evacuata a tutta velocità. Ricevuto, ci penso io. Yamato, stanno arrivando a tutta velocità! Riuscirai a tornare in tempo? Ti faccio mandare il protocollo di deautorizzazione di Yoshizune sul tuo dispositivo. Kojiro, prenditi cura di Musashi Cross. Non mi deluderai, vero? Ma, Yamato, io... Yamato, no! Avviate l'erogazione rapida dell'energia. Questa modalità è pericolosa. Fai attenzione alla pressione energetica. Bene, questo dovrebbe bastare. Maledizione, sono forze Saibane! Yamato, esci di lì! Smettila di perdere tempo, riporta il tuo sedere qui! Abbiamo perso il contatto con Ixion. Sembra che stiano usando un segnale di disturbo. C'è uno sciame di rottami metallici in arrivo, che si fa, gente? Ce ne sono 50? No, 80! Yamato, è troppo pericoloso uscire dall'unità in questo momento! Il nemico sta chiamando altri rinforzi. Dobbiamo salvare Yamato. Come mai ce ne sono così tanti? Non è per niente normale. Ma possiamo farcela, vero? Vero, ragazzi? Teru, Ryugo, andate. Qui ci penso io. Yamato, no, cosa hai in mente? Provo a ripeterlo e ti prenderò a calci io stesso. Kojiro, cosa pensi di fare? Piloterò Musashi Cross al posto di Yamato. Cos'è che vuoi fare? Andiamo a salvarlo. D'accordo, o la va o la spacca. Yamato-san o zettai tasukeru! Nani shiteru? Hayaku ike! Ame no Murakumo o tomenakereba, chikyuu ni ikiru zenin ga shiru! ドラクターの奴らだって生きるために必死にあがいたんだ俺たちも負けてらんねえ自分たちの星を守るんだくそ次から次へと俺たちは一度だって負けなかったんだ今度だって絶対に道を切り開いてみせる分かんねえのかここを破壊すれば俺たちの勝ちだ勝ったが勝ちだぜユーゴテル Andatevene via di qui o ve la vedrete con me! Yoshizune verrà abbattuto prima ancora che scoppi tutto! Attirate i nemici più piccoli e andatevene! Yamato... Ryugo, mettecela tutta! Conto su di te, amico! Oh, maledizione, Yamato, non c'è bisogno di dirmelo! Non voglio essere sdolcinato, ma sono contento che siamo diventati amici! Signori, è stato divertente! Yamato... Non osare arrenderti, non osare! Kojiro, ascoltami. Sono qui per salvare te e tutti gli altri. Non vorrei mica rendermi tutto più difficile, vero? Andiamocene. Col cavolo! Datemi solo un momento per analizzare lo schema e l'attacco del nemico. Yamato ha preso la sua decisione per salvare tutti quanti e il nostro pianeta. Lo so che è tutta colpa mia. Ma possiamo solo rispettare la sua scelta. Quindi combattiamo fino alla fine. La scelta di Yamato. Dobbiamo rispettarla.
Attivazione del sistema tattico. Inizio della ricerca di una via di fuga. Motore dell'optociclatore a piena potenza. Carica rapida. Yamato. Musashi Cross si ritira dalla battaglia. ああシム、お前がこれからやることに最後まで付き合ってはやれなそうだ。それで優等生の神崎が俺に何の用だ。それは、あなたに恋してまして。もっとこう勢いよくするんだ。わかりました。え？こっち。それでも地球人とシドルの民が共に手を取り合って生きる世界を私は作りたいのです。誰かを憎むことでしか生きられなかった。そんな俺を救ってくれてありがとう。結婚か。俺もお前と一緒に歩いていく、そんな想像をしてた。お前の作る料理食ってみたかったぜ。Che state facendo? Stabilizzate la nave! Non posso, signore! L'energia dei nuclei rimasti non è sufficiente per contrastare la gravità! Dannazione! La struttura è troppo grande, vero? Questa è un'emergenza! La Meno Murakumo sta cadendo verso l'atmosfera terrestre! Sto calcolando la rotta di discesa. Musashi Cross è fuggito dalla Meno Murakumo! Non abbiamo ancora ristabilito le comunicazioni! Non va bene, non va bene! Di questo passo la Meno Murakumo si schianterà contro Ortega! Se una nave di quelle dimensioni si schianta, provocherà danni enormi alla superficie terrestre. La base operativa Ortega verrà annientata!
Dovremmo rischiare le nostre vite con un ultimo tentativo. Probabilità di successo estremamente basse. Con tutto il dovuto rispetto, capitano, è un'eventualità che abbiamo accettato parecchio tempo fa. Certo che sì, per chi ci hai preso, eh? Questa nave è costruita sulla falsa riga di un rogue, ovvero può trasformarsi in un gigantesco umanoide. Trasmettete protocollo operativo tramite la documentazione smart. Sì, signore! Avviare la sequenza di trasformazione della Ixion! ベロ貴様がないととして、アーシム様をお守りせよ。アーシム。 グリファースも受け入れるのです。全てを。 ジェムさん。
女王となる。私はあなたの一部となる。それがシドルの王の務め。ずっとこれを望んできました。アーシェム様、シドルを導く光におなりください。参りましょう、女王陛下。なる女王となった。皆に我が使命を告げる。この忌まわしき憎しみの連鎖の始まり、故郷シドルを滅ぼした邪悪の根源、銀河帝国エルゼドをこの宇宙から消し去る。グリファースは死んだのか。あの方は女王の中でシドルを見守っておられる。星を壊しちゃう勢いでうちは揉めしてる。君がいたずらしたからでしょ。バレちゃったで、あれ何。ああ、それね。なんか可愛い。彼は一応英雄ってことになるんじゃないかな。でもいいのかな、こんなことしてイブ、君に言われたくはないな。さーて、母なる星の所有権を主張しに行くとするか。